sensazioni erano positive, abbiamo affrontato la partita come tutte, con determinazione, succede anche questo, quindi adesso continueremo a lavorare per fare bene la prossima di campionato. Ma noi affrontiamo tutte le partite come, con la stessa mentalità, e non importa se è Coppa Italia o campionato, quindi era importante anche perché era la prima dopo la sosta. E secondo me siamo state un po', oggi siamo state un po' poco cattive sotto porta, abbiamo fatto tante conclusioni e poi siamo state punite su due errori nostri, due ripartenze. Purtroppo avevamo anche tante defezioni, però non sono una giustificazione. Ma dobbiamo stare unite, non perderci d'animo, avere pazienza, lavorare come facciamo tutti i giorni, tutte le settimane, i risultati arriveranno. Guarda, sicuramente il risultato positivo, perché purtroppo abbiamo perso 2-1. E penso che la prestazione delle ragazze sia stata buona, discreta, e forse abbiamo commesso qualche errore in certe situazioni che poi dopo abbiamo pagato caro prezzo. E purtroppo il Chievo è stato bravo a sfruttare queste poche occasioni che ha avuto per concretizzare al massimo. Sì, abbiamo avuto diverse situazioni, creando delle belle situazioni sulla fascia destra-sinistra con delle belle combinazioni. Non abbiamo, secondo me, non le abbiamo sfruttate nel modo giusto, per un errore tecnico, per scelte sbagliate. Ci siamo un attimino sbilanciati a livello di squadra, loro si difendevano bene e sono state brave a ripartire qualche volta, anche se ti devo dire la verità, i gol sono nati soprattutto con palle in nostro possesso, quindi non con loro. Quindi sicuramente ci è mancato forse a volte un po' di equilibrio nel corso della gara. Sì, purtroppo Manu stava facendo tra l'altro molto bene, in una palla su un cross è buttata bene, da quello che mi ha detto il dottore gli è rimasta la caviglia un po' sotto e gli si è girato un pochettino. Speriamo che non sia niente di grave, però per precauzione il dottore ha preferito toglierla e valuteremo nei prossimi giorni con degli esami strumentali la sua situazione. Che il calcio è questo? E a volte vinci che non meriti, a volte perdi che non meriti, però si deve andare avanti e continuare a lavorare come si sta facendo, perché non finisce oggi la stagione, anzi per noi inizia la settimana che ci porterà la partita della Juve, a riprendere quel percorso che abbiamo iniziato dopo Sassari vincendo, a coltivare un sogno, e il nostro sogno, il nostro obiettivo l'abbiamo bene in mente, quindi non è certo questa partita che ci può scoraggiare o far perdere fiducia nelle nostre possibilità e qualità, che sono tante.